Allora, io mi lego i capelli perché non voglio fare la figura della cioccolataia come quelli che vanno ai talent in TV. Ciao a tutti, benvenuti in questo secondo nuovo format di questo palinsesto, ovvero Baking Joe, un format nel quale io vi parlerò, ma soprattutto vi mostrerò nella pratica la mia grandissima e spassionata passione per la pasticceria. Mi piace cucinare, soprattutto dolci, e in questo format io vi farò vedere alcune ricette tratte dai libri di cucina che ho acquistato negli anni, ho ereditato negli anni, via dicendo. Non so bene con che cadenza, con quali tempistiche usciranno i video, questo me lo direte voi spolliciando, commentando, suggerendo. Insomma, facendomi capire che questo format vi piace, lo volete sempre di più su questo canale. Questo mese, dato che siamo nel mese natalizio, io ho cercato e ricercato e ricercato e ricercato una ricetta originale dal sapore appunto natalizio, che non fosse il classico panettone e biscotti di Natale. A proposito, 2 anni fa ho fatto la ricetta dei miei biscotti di Natale perfezionata negli anni, quindi ve la lascio qua sopra. Il libro da cui prenderemo la ricetta di oggi, 500 ricette di cucina rapida della Sperling & Kupffer, autore ignoto perché è un'edizione speciale che davano in regalo con il mini primer. E il dolce che faremo oggi è il tronchetto di Buon Natale, un dolce che non è né un pandoro, né un panettone, né un biscotto natalizio tipico. Quello che ci tengo a precisare prima di iniziare è che questi video che vedrete in questo format non sono assolutamente professionali, sono molto goliardici perché io non sono una professionista, lasciamo il professionismo a chi lo fa di mestiere, però spero che vi possano divertire e magari dare l'ispirazione per fare qualche dolce. Per la ricetta del tronchetto di Buon Natale avremo bisogno di 340 g di confettura di ciliegie, 300 g di panna da montare, già che il dolce in sé lo dovrò regalare alla mia famiglia in pieno spirito natalizio perché sono intollerante al lattosio, 115 g di zucchero semolato, 80 g di farina bianca, 35 g di fecola di patate, 3 uova, ciliegie candite a piacere. Io ho trovato solo le amarene, ma penso che sia la stessa cosa. Più o meno. Cedro candito sempre a piacere, può appare che ci sia arancia, limone, zucca, cedro no, ma comunque abbiamo capito. Cacao amaro a piacere, burro, un pizzico di sale. Passiamo al procedimento. Per prima cosa dobbiamo rompere le 3 uova in una ciotola e montarle con un pizzico di sale e lo zucchero fino a quando risulteranno belle sfumose. Ma sì, così penso che possa andare bene, dai. Uniamoci poi la farina setacciata con la fecola in maniera molto a pioggia, insomma, quindi poco per volta, in modo che non venga un pastone di grumi come al solito. Consistenza finale, this is us. No. Poi dovremo stendere appunto l'impasto ottenuto a forma di rettangolo sulla placca del forno, ricoperta con uno strato di carta forno, in modo che poi venga fuori il nostro pan di spagna per il tronchetto. Suggeriamo di imburrare appunto la carta forno in modo che poi una volta che abbiamo fatto tutto e che si è cotto tutto, possiamo tirarlo via più facilmente. Bello poraccio, ma sì, con le mani. La cucina deve essere una cosa zozza. La cucina deve essere una cosa zozza.
perché è così che si fanno le cose, con le mani, bello sozzo. Ecco, magari questo potevo evitarmelo. Vabbè. Ragazzi, mai stata brava in geometria e affini, ma penso che questo sia il rettangolo perfetto in pasticceria che possiate mai trovare, tenendo conto che la teglia sotto è completamente piatta, quindi il terrore che scivolasse giù l'impasto era palpabile. Ma adesso arriva la parte più complicata, che sarebbe portarlo in forno. Inforniamo la nostra pasta per 10 minuti a 190 gradi. Se avete l'opzione ventilato o statico, io preferisco sempre lo statico, perché con il ventilato ultimamente sto avendo un sacco di problemi, poiché si brucia sempre la roba sopra e la parte in mezzo rimane cruda. Suggerisco sempre di rifilare la carta forno, così non vi si incastra quando andate a infornare. Oh, beh dai, no, è piuttosto solida, ma non vorrei fare il disastro e parlare troppo presto. Vabbè, si è un pochino stortata, però dai, il risultato buono. Ciao pasta, ciao, ciao ciao, ci vediamo tra 10 minuti. Una volta cotta la nostra pasta, la tirate fuori, la ribaltate su uno strofinaccio pulito, non è lo strofinaccio da cucina liquido, e aspettiamo che si intiepidisca. Il mio meraviglioso timer ha deciso che non deve scattare il campanello, ma comunque. Biscottino pronto. Ok, cerchiamo di non fare casino nel tirarlo fuori, cosa molto improbabile. Oddio, che fatica. Sembra venuto proprio bene questo biscotto. C'è sempre un punto del mio forno che cuoce di più e uno che cuoce di meno, ma penso che il risultato sia stato ottenuto. Adesso c'è una parte piuttosto complicata, che è quella di passare l'impasto su uno strofinaccio senza romperlo. Sono una stupida perché non ho registrato la mia impresa. È andata benissimo. Osservate la meraviglia di questo. Questa è la prova che sono stata io. Gatto, levati. Gatto, non è per te la torta. Non è per te. Dicevo, questa è la prova che sono stata io. L'ho fatto io questa cosa. Adesso lo lasciamo intiepidire. Ora arriva la parte più semplice, ovvero una volta che si è intiepidito la nostra base per il rotolo tronchetto, la spalmiamo con la confettura di ciliegie e con l'aiuto dello strofinaccio andiamo appunto ad arrotolare il tutto. Muove un po' troppo, però andiamo a mettere la marmellata. Questi sono 400 grammi, quindi ne lascerò proprio un cicinillo. Ah, oh, che figute me, figute me. Ah. Oh, non avete idea della fatica che ha la fatta di mille uomini. Via, sbrattata di... Ah, che pleasure. No, non lo faccio, dai. Passiamo all'arrotolamento. No, si è raffreddato troppo. Anche se, cioè, non so se vedete, ma la marmellata sta lentamente trabordando. E adesso come faccio a tenerlo? Devo tenerlo così finché non si raffredda? No, vero, tu sei bravo alla fine. Vorrebbe tipo un vassoietto, lo giriamo così, la parte migliore. Concludiamo decorando con la nostra panna montata che andremo a spalmare lungo tutta la superficie del nostro tronchetto. Questo è il nostro meraviglioso tronchetto. Adesso io taglierei le parti laterali in modo che viene bello regolare. La mia merenda, questo è il tronchetto regolato. Adesso non ci resta altro che decorare. Recuperata la nostra pannuzza. Credo che nella ricetta debba venire un po' meno liquida di come è venuta a me. Fa molto effetto neve sciolta su. Ho come l'impressione che ci volesse molta meno panna per il tronchetto. Oh! Come ho detto all'inizio del video, questi sono video proprio di cucina poraccia. Cos'è questa? Cos'è? Era così bello. Facciamo finta che è tipo un promontorio innevato. Spolverizziamo poi con cacao e guarniamo con i canditi che abbiamo acquistato.
acquistato precedentemente. Allora, ci mettiamo i canditi, facciamo finta che questa è una montagna e quindi intorno ci facciamo la terra. Poi i canditi facciamo che sono tipo dei sassetti, le rocce della montagna. Apriamo che benedetto ciliegie, facciamo una striscia di ciliegie. Vabbè, ciao striscia, appunto già tutto storto. Il tronchetto di Buon Natale più disagiato della storia. Qua c'è anche una roba splat. No! Sta colando sangue ovunque. Allora, è diventata una montagna dove è stato compiuto un delitto. Ora che lo guardo più da vicino non sembra proprio un tronchetto di Buon Natale. Facciamo che è tipo il tronchetto Nightmare Before Christmas. Ebbene, questo è il nostro risultato. Cioè, ha un'aria abbastanza festosa in realtà, però è tutto così Halloween. Cioè, è proprio tronchetto Nightmare Before Christmas. Ecco, lo chiamerò così. Credo che non abbia niente di nataloso, di gioioso. Cioè, c'è un che di colorato e gioioso, ma secondo me è solo buono. Cioè, è bruttissimo, ma buono. Giorgia, devi imparare a montare la panna. Spero che il primo episodio di questo disagiatissimo format Baking Joe vi sia piaciuto. Nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti, suggeritemi libri di ricette, nuove ricette trovate sui libri, ma soprattutto fatemi sapere quanti episodi vorrete nel prossimo anno. A me piacerebbe farne un sacco, magari con risultati migliori di quello di oggi. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi ovviamente e sostenermi. Invece qua sotto, dove c'è il gatto, la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo format possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti e via dicendo, magari appassionati di cucina, pasticceria o che semplicemente vogliono farsi quattro risate, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto ciò che vedete su questa piattaforma sia fantastico, meraviglioso e soprattutto ben fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Ciao ciao, un bacione!